Buongiorno a tutti e buona domenica a tutti. Giustamente sono le 13:45, giustamente. Mio padre ha cucinato oggi le orecchiette fatte in casa che mi ha regalato, mi ha portato questi giorni fa, 3-4 giorni fa mi ha portato il grandissimo Luigi Ranieri. E giustamente li stiamo consumando le orecchiette, perché l'altra volta ho fatto le orecchiette con la rucola e oggi giustamente mio padre ha cucinato le orecchiette con formaggio e sugo di ragù equino trittato. Questo qui praticamente è un ragù di cavallo magai! Ah, e quando è fame, fame! E giustamente stamattina mi sento bene, però mi sento un po' strano, nel senso che, giustamente, essendo che ho le protesi interne, giustamente, i ferri nell'osso, e qua andiamo al tempo, tra le dita che sono tagliate, perché quando ho fatto un incidente tempo fa, che vi ho raccontato da piccolo, la mia disgrazia, giustamente, che mi scoppia la bomba in mano. E poi anni fa ancora mi sono sbandierato la mandibola, che ho fatto un incidente stradale, che avevo sempre ragione, ovviamente. Cioè lì avevo proprio ragione, perché uno se non si è fermato allo stop e mi ha preso proprio bene, mamma mia. Vabbè, meglio non ricordare il passato. E quando è mal tempo, è sole ma c'è nuvole, mi sento tutto qui e non mi mette voglia di mangiare. Ma purtroppo io devo mangiare, perché se non mangio... E poi io sto male senza mangiare. E poi come devo fare vivi senza mangiare? Mamma! Giustamente la nostra bottiglia di Lambrusco Mantovano, che è dove? Nubchiries. Amoci a Cisius e Gielad. Ah, ma dai! E stavo dicendo, orecchiette con ragù di cavallo. Mamma! Con formaggio alla doc e sugo, giustamente. Ma dai! Cotto e mangiato. Buono. Sono buono tutto, l'orecchietto, la ragù e tutto. Ma dai! Madonna. Buono. Voglio. La cosa quando è bella, deve avere un gol. Io go, quando la cosa è go, deve un go da mangiare, ma dai! Io queste cose non le mangio mai, perché 10 cose io me le mangio tutti i giorni. Fino a stasera si capisce quando la cosa mangiare. Ah, ma dai! Ovviamente sono ancora le alici, perché non posso... Non posso fare un video di degli alici, e poi scoccio. Oggi nel pomeriggio, verso le ore 17:20, vi faccio un bel crudo e mangiato con la rucola e formaggio. Ma dai! Un po' di olio, pepe. Chissà no, perché giustamente il carpaccio di manzo, doc, è già salato. È un bel crudo e appicciato. Madonna. Ma è bellicamente bello. E giustamente devo cambiare ogni tanto. Non lo fate. Sciusce, ma dai! Buono. Proprio la doc, Un applauso a Nicola, mio padre, e a Luigi, grandissimo Luigi Ranieri, alla doc. Buono. Buono, alla doc. Quando è tutto alla doc, tutto non è alla doc, niente non è alla doc. Però quando non è niente alla doc, non mi fa diventare la cosa, quella doc ancora, ma dai! Mm-hmm.
bene, io ovviamente ho molto da posto. Un modo di scendere a posto, però giustamente, mo fa, già che stiamo a che stiamo a mangiare, non scordo, non mangiare, e mo mangiare. Ah, ma dai! Ora andiamo sul pesce, perché giustamente, ma se me lo farei, metto un doppiato stesso, scusa, che cosa cambia dal sugo a un piatto nuovo? Voi dite, ma fa parte delle idee, va bene, pienamente d'accordo. Accontentiamo i fans, fratelli, sorelle, signori e signore, ragazzi, ragazze, è tutto il mondo. Questo qui giustamente non va bene perché è sporco. Anche la cucchiaia, dite voi, vabbè, è sporca, giustamente si prende una forchetta, e anche quello è giusto. E anche quello è giusto, giustamente. Prendiamo la forchetta, ecco qui la forchetta, il coltello giustamente c'è dentro, guardate che meraviglia, queste sono le anguille sotto aceto, ah, chi se la va a cazzo, sono 40 euro che ah, e sto buono alla doc, però lo stesso voleva mangiare, chi a mangiare, tutta la volta che mi disgustaisce e giustamente me la mangio lo stesso giusto per allegrare il primo non dire il secondo madonna me anguilla marinata doc cotto e mangiato muoio. Buono. Non è il serpente, è l'anguilla. E la capisco l'anguilla. C'era un serpente, non mi pigliava. Che boh. Do serpente all'anguilla, c'è cosa gancio. Secondo me non gancio nulla, è lo stesso. Secondo me. Guardate la spina com'è viva! Secondo me, dall'anguilla al serpente non cammina niente, sono che die, però mo fa a coup de prince non è un serpente, è l'anguilla. Ma dai! Ma dai! Ma molto caposto, ma poi lo sappiamo dopo, molto caposto, poi lo sappiamo dopo, ma fa. Un bel bicchiere di vino lambrusco alla doc, volete andare alla doc come quel che avevo io, però questo a coup de prince, come da Russia, gnore gnore, oh, alla faccia, di chi un bicchiere, buono, ma dai, alla vostra salute. Buono, ma dai. Ma dai! Niente ragazzi, ragazze, signori e signore, amici, amiche, fratelli e sorelle. Io vi ringrazio come sempre, evidentemente sono state voi con il grande maestro. Chi deve stare il grande maestro? Con chi deve stare? Perciò voi mi date la forza di andare avanti. Io vi regalo la. Io sono la stella dei sorrisi che vi regala sempre sorrisi alla doc. Mi raccomando, chi non è iscritto ancora sul canale nuovo YouTube, alla doc con Romolo, alla doc! Vi andate a iscrivere. Grazie, vi voglio bene. E di nuovo buona domenica a tutti e
e buon appetito a tutti chi sta mangiando. Vi voglio tanto bene. Mua.